La Lazio trionfa qui al Diego Armando Maradona di Napoli, gara tatticamente perfetta degli uomini di Sarri che infliggono la prima sconfitta stagionale interna al Napoli in campionato. La gara è stata decisa da un gol di Vesino a metà ripresa, però ecco una Lazio che è stata straordinaria da ogni punto di vista, l'applicazione tattica. È chiaro che non si poteva venire qui a Napoli e pretendere di fare la partita o comunque di dominare il gioco. Sarri però ha fatto delle scelte che si sono dimostrate vincenti. Vesino, la carta che poi ha portato i tre punti, è stato scelto come titolare al posto di Cataldi proprio per inaridire i rifornimenti centrali per quanto riguarda Osimhen. C'è stato anche l'abbassamento degli esterni, sia Felipe Anderson che Zaccagni, che sono andati a dare una mano a Marusic e a Isai, che anche loro hanno tenuto a bada Kvaratskhelia, Lozano, Politano, che si sono alternati sulle fasce. Ecco, la Lazio ha vinto la partita proprio in mezzo al campo, chiudendo ogni linea di passaggio centrale e poi lasciando al Napoli un palleggio sterile con gli esterni. Si è andati proprio ad andare a tamponare proprio sulle fasce, e quella è stata la chiave vincente. Lazio ha costruito anche altre occasioni oltre al gol. C'è stato un salvataggio sulla linea di Lorenzo, una traversa di Milinkovic. Quello che però piace di più è che comunque a questa macchina di gol che è il Napoli ha concesso a malapena un'occasione, quella che è avvenuta sugli sviluppi di un calcio d'angolo a 5 minuti dalla fine, quando Osimhen ha preso la traversa e poi è stato bravo Provedel su Kim. Lazio che è momentaneamente seconda in classifica e Lazio che sinceramente, ecco, ha giocato una gara che, se avesse fatto anche in altre occasioni dopo essere passata in vantaggio con le altre squadre, ecco, secondo me avrebbe molti molti più punti. È proprio l'atteggiamento che è piaciuto, oltre al fatto che comunque Sarri ha indovinato la tattica in tutto e per tutto, ecco. Grande entusiasmo a fine partita per quanto riguarda i tifosi biancocelesti giunti fino a qui a Napoli, erano 650, ma altri ce n'erano nelle altre zone dello stadio che mi sono venuti a salutare, e saluto tutti quanti loro. Un'immagine di questa sera, secondo me, è proprio quella di Patrick che va a consolare a un certo punto Romagnoli, quando a fine secondo tempo lui sbaglia un pallone che poteva costare caro. Ecco, a me è piaciuto molto come Patrick sia andato proprio lì a rincuorarlo, e Patrick Romagnoli ha giocato una gara pazzesca, perché poi il capocannoniere del campionato non si è quasi mai visto, ha giocato pochissimi palloni. Kvaratskhelia, diciamo, non l'abbiamo visto anche lui, fermato da Marusic. Insomma, Lobotka abbiamo visto che comunque è un ottimo centrocampista, ma quando si tratta di andarsi a prendere il pallone in altre zone del campo fatica. E insomma, la Lazio ha dimostrato di essere in piena corsa per la Champions League. Speriamo che questo non sia un'occasione unica, ma speriamo che questo tipo di applicazione e di attenzione possa essere portata da adesso fino a fine stagione, perché se così sarà, Lazio si toglierà tante tante soddisfazioni. Mi rimane da dire, un ultimo applauso lo voglio fare a un giocatore che è stato spesso contestato, che secondo me oggi è stato tra i migliori in campo, secondo me forse il migliore dopo Vesino, è Isai. Isai ha giocato una partita a tratti commovente, ha annullato Lozano, ha annullato Politano e poi ha dato il via a quella che è l'azione del gol con un cross che è stato ribattuto da Kvaratskhelia, che ha fatto l'assist, stavolta però invece che farlo a Osimhen l'ha fatto a Vesino. Ma di Vesino la decide, la Lazio vince, siamo tutti contenti, e questa vittoria, ecco, la voglio dedicare al mio amico Franco Capotaglio, che in questo momento è in ospedale. Spero che lui abbia visto la gara oppure l'abbia sentita, sicuramente appena saprà il risultato sarà euforico come me. Ci sarebbe voluto lui a fianco a me per urlare gol quando ha segnato Vesino, però ecco, la voglio dedicare a lui. E non mi rimane che dire, oggi come sempre, forza Lazio!